Oggi è una giornata speciale per la sanità ligure. Credo che nel suo percorso di riforma e di revisione dei processi organizzativi oggi sia all'attenzione non solo del nostro sistema sanitario regionale, ma anche dei sistemi sanitari vicini. E abbiamo l'occasione di confrontarci con tanti attori della sanità, quelli che sono a contatto anche con il paziente, con il cittadino, che è il vero riferimento. Oggi abbiamo un momento di monitoraggio delle azioni che la riforma ha portato e poi, siccome queste non sono un fatto concluso, ma in un percorso lineare di miglioramento continuo, dovremo disegnare anche il futuro, vedere la coerenza delle azioni sino ad oggi, correggere eventualmente quello che va corretto, ma soprattutto disegnare il futuro della sanità. I modelli che si basano su una rete efficace, su una collaborazione efficace dei professionisti, credo siano i modelli vincenti e che possono essere esportati in tutto il paese. Ce n'è un grande bisogno. Oltre agli aspetti organizzativi c'è sicuramente anche l'aspetto finanziario, c'era stato un rallentamento nel processo di azzeramento del debito, avete nuovi dati, insomma qual è la tendenza? No, la tendenza, siamo in linea con quanto la Giunta ci ha richiesto. La Giunta ha chiesto che ai cittadini non fossero richiesti dei balzelli così per azzerare un deficit, ma potessero essere utilizzati ancora in sanità per quelle dotazioni che sono importantissime. Tant'è che il rinnovamento del parco tecnologico è avvenuto proprio all'interno di questo processo. L'obiettivo della Giunta è di azzerarlo per il 2020, siamo perfettamente in linea con questo obiettivo. L'anno scorso da 100 milioni di deficit siamo passati a 60, quest'anno siamo in linea ad oggi con i monitoraggi per raggiungere l'obiettivo annuale di 49 e entro il 2020 sono convinto che l'attività positiva dei nostri professionisti ci consentirà, con la qualità che sa mettere in campo, di azzerare questo balzello.